Una data certa per la fine dell'occupazione israeliana in Palestina è quello che ha chiesto, parlando davanti all'Assemblea generale dell'ONU, il presidente dell'ANP, Mahmoud Abbas. Abbas ha accusato Israele di genocidio per l'aggressione sulla striscia di Gaza nei mesi scorsi. Israele ha scelto di portare avanti una nuova guerra di genocidio contro il popolo palestinese. In questo ultimo anno, nel quale questa Assemblea, in nome dei popoli e dei paesi del mondo, ha fatto convergere gli sforzi verso il raggiungimento di una vera pace che garantisca libertà e indipendenza al popolo palestinese, Israele, lo Stato occupante, ha dichiarato guerra a Gaza. Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese ha annunciato poi una denuncia alla Corte dell'Aia nei confronti dello Stato israeliano per crimini di guerra. Secondo fonti delle Nazioni Unite, nel corso dell'operazione contro Gaza, più di 2.100 palestinesi, in gran parte civili, sono rimasti uccisi e 18.000 case sono state abbattute.